visto che sono uscito, adesso mi metto a intervistare un po', ritorno un po' a fare quello che faccio di mestiere. Allora Francesca, che ci fai qua? Ma niente, io in realtà sto facendo apprendistato, ecco, adesso sono a fianco di Fabio che con la sua esperienza non può, mi sta insegnando il mestiere. No, io non ti sto insegnando, io ti ho chiesto, non deviare, cosa fai qua? Beh, teoricamente sarei qui in veste di, diciamo, intervistatrice per il TG Poker. Avevo provato a chiedere a Fabio di fargli l'intervista, giustamente mi hanno messo in mezzo, quindi non sta facendo lui l'intervista. Vabbè dai, adesso ti passo il microfono, chiedimi cosa, come sono uscito? No, non me lo chiedi. No, allora, grazie, che bellissimo ti vedo. Allora, Fabio, innanzitutto grazie di essere qui. In secondo luogo, adesso questo primo step della Poker Champions League non è andata e io ti devo chiedere come, perché tu comunque sei bravo, sei solido. No, ti dico, al tavolo ero quasi chip leader, ho perso due mani consecutive, insomma, come si perdono, è inutile stare sempre a raccontare le mani. Comunque la formula è molto simpatica, è molto bella, è molto agguerrita, no? Quindi penso che questo torneo possa avere un successo. Bisogna capirlo un pochino, perché si gioca in questi step un po' diverso da come giocheresti un torneo, perché sono sit and go, quindi one chip, one share, nel senso... Assolutamente. Assolutamente sì. Poi però se hai dei cooler o fai finta di non vedere le carte o te le giochi. A me è successo un po' di vederle e di giocare. Fabio, allora, giocatore del team pro di Juego, noi sappiamo che sta arrivando una novità, la Juego Cup, giusto? Sì, la Juego Cup che si farà a fine giugno a Campione. E ci sono novità e poi un'altra tappa si farà ad ottobre, dove i primi tre classificati di queste due tappe saranno sponsorizzati per tutto il 2013. Quindi invito a partecipare a tutti i giocatori, soprattutto perché la Juego, ci tengo a dire, non è una poker room, quindi non vi obbligherà a giocare online. Se l'avete vinta vi andate a giocare i tornei live come vuole Juego. Vi divertite, quindi anche qui lo spirito sportivo proprio del Texas Hold'em, è il momento live, il momento aggregativo, il momento di confronto, il momento di crescita e di divertimento. Assolutamente sì, l'ultima cosa che voglio dire, c'è un torneo e zap in questa Juego Cup, quindi 64 giocatori chiuso, è il primo torneo e zap italiano di una certa importanza, speriamo bene, dai. Sicuramente, grazie mille Fabio, in bocca al lupo per tutti. Grazie a voi, in bocca al lupo anche a voi.